Innanzitutto grazie per l'intervista che ci avete concesso. Agricantus, tanti anni di musica insieme, una musica che comprende tanti stili differenti, lingue diverse, europee e non europee, dialetti, molte canzoni sono appunto cantate in siciliano. E voi avete una visione illimitata del mondo, però qual è il messaggio che volete dare con la vostra musica? Sicuramente il messaggio primario è quello della conoscenza del diverso e quindi andare a confrontarsi, nel nostro caso, prendendo la musica come pretesto, con altre culture, perché è importante, visto che noi crediamo fermamente non nei confini, ma nel fatto che facciamo parte tutti di questa sfera e che dobbiamo avere molta cura di questa sfera, e quello sforzo che bisogna fare per prendersi cura del mondo è uno sforzo che bisogna fare collettivamente, per cui andare a incontrare altre culture e scambiare con queste culture le proprie radici è importantissimo, perché è una crescita comune. E voi infatti anche per questo, per la conoscenza del diverso, avete anche fatto molti CD tematici all'inizio, no? Tipo Tuareg, che era appunto dedicato alla conoscenza di questo popolo. Come mai questa idea? Penso che possa esistere un razzismo o delle forme simili a questo solamente perché non si conosce bene l'altro e quindi si ha paura dell'altro. Allora, conoscendo un po' meglio culture che ti stanno magari anche molto lontane, ti aiuta a vedere che siamo molto più simili, perché siamo tutti esseri umani, abbiamo stessi sentimenti, per esempio, solo abbiamo delle differenze culturali. Quindi è un po' questo, se per creare una pace c'è, sì, dobbiamo prima di tutto crearla dentro di noi, però nel nostro intorno è conoscendo meglio l'altro. E noi siamo come un esempio che questo sia possibile, cioè la nostra musica, far vedere che è possibile immergersi dentro altre culture e tirare fuori qualche cosa di lì che è autentico, che ci rappresenta, perché ci rappresenta come sentimento. Infatti leggevo che anche, no, diciamo, la vostra musica come un messaggio di pace tra i popoli, la musica come strumento per unire popoli differenti e quindi anche per affrontare queste differenze che, come dici bene tu, sono minime in realtà, perché siamo tutti esseri umani, in un modo diverso. Dal 2008 gli Agricantus non esistono più, o meglio, esistono, ma si sono fusi con i Wet Labyrinth. Come è cambiata, se è cambiata, la vostra musica, il modo di fare musica? Allora, adesso devo puntualizzare. Nel 2008, nel 2007 abbiamo fatto un ultimo album come Agricantus e poi si era un po' erosi, abbiamo sempre avuto questo progetto Wet Labyrinth, che era un progetto pilota che un po' andava a sperimentare sempre delle nuove sonorità, e queste sonorità venivano riportate poi all'interno di Agricantus, come nel caso di Ethnosphere. Quando io sono stato chiamato a sonorizzare la mostra per la venuta del Dalai Lama alla Rotonda di Milano, e poi in seguito questo è diventato, assieme a Rosy, un progetto che è stato assorbito successivamente da Agricantus con Ethnosphere. Ah, ok. Nel 2009 abbiamo fatto un album che si chiamava Acqua Viva, sempre con Rosy come vocalist e con altri strumentisti, perché mi interessava un po' andare a sperimentare con le sonorità psichedeliche degli anni 70. E successivamente, siamo arrivati adesso, abbiamo pensato di riproporre Agricantus, quindi il nuovo album, dopo 10 anni, che non facevamo un album come concept, perché quello del 2007 non era un concept, e dopo 10 anni è spuntato questo album, Punta di Mari, dal titolo, che è Racconti di Mare in siciliano, ed è un album che nasce proprio da una riflessione sul nostro mare, che è il Mar Mediterraneo, che poi bagna anche la Spagna, tutti i paesi, anche perché io ho fatto un lavoro con l'ONU, che sì, la Convenzione di Barcellona, si occupa di tutti. Sì, certo, attivamente partecipe.
Esatto, e quindi da lì abbiamo, come dire, sviluppato questo percorso e siamo arrivati a quest'album che allarga un po' gli orizzonti e non si ferma soltanto nel bacino del Mediterraneo, ma prende in considerazione altri popoli, partendo sempre dalla Turchia, che abbiamo come ospite un cantante turco, un cantautore molto bravo, Erbas, poi c'è un cantante sufi tunisino, Munir Trudi, e poi abbiamo allargato, come ti dicevo, siamo arrivati in Nuova Zelanda, c'è una cantante maori che partecipa, Tamar, e sempre come, diciamo, il filo conduttore è sempre l'acqua, partendo dal mare, dall'acqua, che è l'elemento primordiale per eccellenza, no? E poi Rosy ha messo altre spezie. E, niente, la mia specialità sono le varie lingue, sì, infatti le varie spezie, si può dire così. Bello chiamarle così. C'è per esempio una cosa invece anche in catalano, proprio un po' come omaggio a questa bellissima città dove ci sentiamo poi ci a casa, tanto, Barcellona. Sì. E quella è un po', per esempio, come esempio, dedicato al mare originario. Il Tethys era il nome del mare nel Mesozoicum, cioè prima della formazione dei continenti come li conosciamo adesso, dove praticamente era tutto un ammasso di terra. Sì. E poi intorno c'era il mare, questo mare Tethys, poi si è trasformato nei vari mari che adesso conosciamo, però per esempio delle Alpi, da dove vengo io, si trovano ancora delle conchiglie di mare sulle cime delle Alpi, quindi questo è perché prima era tutto legato, era tutto insieme, e anche questo è, poi sotto abbiamo sempre dei vari messaggi, no? Che stiamo dando, che siamo tutti legati, stiamo venendo tutti dalla stessa origine. Questo album, l'ultimo album, il Millennium Klim, ha una doppia valenza, insomma, vuole essere come un ringraziamento alla natura per tutto quello che offre all'uomo, no? Per l'azione benevola della natura verso l'uomo, ma nello stesso tempo una denuncia, o meglio, la natura è tanto buona con noi non siamo tanto buoni con la natura, e c'è una domanda di fondo che sarebbe: dove andranno a finire i suoni del mondo? C'è una visione pessimista dell'attuale situazione, insomma, mondiale. Sì, devo dire, allora, questo si riaggancia anche all'inizio. Tu avevi chiesto a Rosy perché i Tuareg abbiamo iniziato e poi abbiamo continuato con altre popolazioni, come appunto ti dicevo, fino ad arrivare ai Maori, o passando per il Tibet, eccetera eccetera, perché noi tentiamo di tutelare nel nostro piccolo, chiaramente, quelle che sono le popolazioni che hanno minore voce in capitolo, perché purtroppo la molla, fra l'altro, che mi ha fatto scattare l'interesse da quando ero proprio ragazzino per questo tipo di musica, è stata proprio la domanda: ma perché tutto il mondo deve cantare in inglese? Cioè, cosa c'ha questa lingua in più delle altre lingue? E partendo da lì, chiaramente si arriva a scoprire tutto un patrimonio invece non solo di lingue, fra l'altro bene la tutela che c'è verso il catalano, ad esempio, perché queste lingue tendono a scomparire, e non solo scompaiono le lingue, ma scompaiono con esse anche gli strumenti. Ad esempio c'erano dei musicisti Tuareg che mi dicevano che ormai il tè ardente, che è uno strumento ipnotico che loro usano nei loro rituali, che si chiamano tinde, con questo canto, battito di mani, questo strumento, che è un tronco scavato con una pelle di cammello e tre fili fatte con le budella, adesso usano chiaramente il nylon, sì, che tiene questa ipnosi. Ma questo strumento non esisterà più quasi, perché tutti i ragazzi adesso vogliono la chitarra rock. Certo. Allora, è importante, come dicevi tu, tener conto di quello che può portare questo, a cui andiamo incontro con questo processo, perché
È vero che è pessimista, cioè la visione può essere pessimistica, però è pur vero che ci sono dei granelli, dei piccoli granelli che uno accanto all'altro poi fanno una spiaggia intera. È importante comunque smuovere, non tanto chiedersi a cosa servirà, ma farlo. Quest'album invece è stato registrato tra la Sardegna, la Svezia, Barcellona, la Turchia e la Tunisia. Chiaramente gli studi di appoggio di ogni musicista poi convergevano allo studio che noi teniamo qua a Barcellona. E Barcellona sicuramente perché è multiculturale, sì. E infatti abbiamo incontrato qua un flautista del Nepal che fa parte proprio del disco, che ha suonato un paio di track, e tanti altri musicisti che magari non sono presenti, che però ti influenzano perché c'è un interscambio e quindi, come si diceva prima, ricchezza Ricchezza reciproca. reciproca, uno Sì. scambio reciproco. Parliamo di Cose di Amilcare, questa associazione culturale che ha dato vita poi a un festival di musica, seguito poi da incontri. Cosa ti piace come idea? Voi avete partecipato subito, ovviamente siete contenti di partecipare a questo festival? Sì, certo, come no. Poi Sergio Sacchi che ha creato questo festival qui a Barcellona ha anche tantissimi anni diretto il premio Tenco, come sappiamo, e noi siamo legati a lui perché anche abbiamo preso la targa Tenco nel ormai lontano 96. Eh sì, sono un po' di anni che siamo in giro, che facciamo musica Questo è insieme. ancora più una Sì, soddisfazione, no? e quindi è bello comunque poter rappresentare anche una parte d'Italia, tra parentesi, perché c'è comunque c'è una forte parte siciliana dentro la nostra musica. Su questo Tony ti potrà dire di più sicuramente. In quanto a noi ha portato, come dire, anche fortuna per la nostra carriera questa targa. E quindi è un proseguo, come dire, no? Ci sono delle Che a volte coincidenze che sono ritornano. belle, sì. Quindi, oh vabbè, ora c'è il nuovo album, progetti futuri che avete in mente? Beh, adesso sicuramente siamo, come dire, concentrati su questo, sul mettere per il live, no? Perché abbiamo. Ancora stiamo masterizzando il CD e siamo ormai finito, è chiaro. Però adesso il lavoro è fare le prove con la band, riunire tutti i matti, vengono appunto il chitarrista italo-svedese, abita in Svezia, si chiama Lutteberg, è un chitarrista straordinario, un altro strumentista bravo che suona strumenti a corde etnici, della Sardegna, che si chiama Mauro Sigura. E poi ci sarà un bassista che sta a Madrid, Guillermo Kotov, argentino, molto bravo. E poi noi due, Sicilia e Svizzera. Sì, e presenteremo il nostro ultimo disco con Tarimari appunto il 22 novembre Il qui a 22 novembre, esatto, Barcellona. lo ricordiamo, il 22 novembre a Barcellona, concerto degli Agricantus. Allora, grazie mille Rosy e grazie mille Tony. Grazie a Grazie a te. te Annalisa, grazie a tutti voi.